Marco Pasti, i maiscoltori europei e il greening, cosa sta succedendo? Come i maiscoltori si stanno organizzando per rispondere a quelli che saranno i requisiti del greening a livello europeo e cosa sta succedendo in Italia? Beh, la situazione è molto fluida e in divenire, quindi si stanno mettendo adesso appunto le modalità di applicazione del greening, oltre che del resto della riforma PAC, per cui stiamo cercando di capire un po' che misure ci verranno imposte e se ci sono delle soluzioni altrettanto efficaci da proporre alla Commissione. Una di queste misure è ad esempio il mulching, cioè la tecnica di trinciare gli stocchi di mais e incorporarli nei primi stati del terreno. Questo ha un effetto di assorbire i nitrati presenti nel terreno prima delle piogge invernali, al pari o in alcune situazioni anche meglio delle cosiddette cover crop, cioè colture seminate. Quindi questa potrebbe essere una strada per il mais da granella, mentre per il mais insilato che non ha una coltura invernale che lo segue, potrebbe essere necessario invece procedere alla semina di una cover crop. Per quanto riguarda l'Italia, una soluzione come la coperta invernale o come il mulching forse non è quella tradizionale o quantomeno è più adatta forse ad altre agricolture. Diciamo che il mulching, inteso come incorporazione superficiale, non è molto diffuso, però se ben pensiamo noi da sempre incorporiamo i residui, perché ormai la tecnica della bruciatura degli stocchi, si è persa nelle notte dei tempi. Quindi già oggi noi, abbiamo la trinciatura che serve contro la piralide e l'incorporazione nel suolo tramite aratura. Bisognerebbe vedere se una aratura magari in due strati oppure una lavorazione più superficiale più in aratura può portare dei benefici. Quindi si tratta anche però di studiare, fare delle sperimentazioni e vedere i risultati tangibili con mano, perché purtroppo oggi si pigliano decisioni che non sono sempre supportate da una sperimentazione adeguata e la stessa Commissione alle volte applica delle misure che magari sono state messe in punto per la Danimarca o in Germania e che non necessariamente sono state validate anche nel nostro ambiente. E sul mais da insilato invece spesso si fanno due colture recentemente, poi è una tecnica che si sta anche diffondendo, per cui al mais insilato segue un cereale da tunno vernino o della Loiesa e già questa è una coltura in grado di svolgere un'azione di assorbimento dei nitrati valida. L'ultima domanda, c'è qualcuno che pensa comunque che la rotazione, che è uno dei sistemi a cui in qualche modo fanno riferimento molti ambientalisti, sia comunque vantaggiosa anche dal punto di vista non solo agronomico ma anche economico. Cosa pensa di questo? La rotazione è una tecnica molto valida dal punto di vista agronomico, soprattutto in alcune situazioni dove ad esempio bisogna controllare la diabrotica. Non sempre è sostenibile economicamente, quindi in buona parte del territorio si può fare con risultati anche soddisfacenti, in alcune realtà invece diventa molto penalizzante, dipende anche dall'indirizzo produttivo che ha l'azienda, quindi se l'azienda è zootecnica o non zootecnica. Però è una tecnica che ha un suo significato agronomico, va però calata nel contesto locale.